Regione, ASREM e Ufficio Scolastico hanno ideato un catalogo per 24 progetti formativi da diffondere nelle scuole con l'obiettivo di prevenire la salute dei più giovani. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Vitale dal governatore Donato Toma. 24 attività progettuali per una scuola che promuove la salute e previene i rischi legati alla sottovalutazione della stessa. È il catalogo dell'offerta formativa 2017-2019 studiato dalla Regione Molise in collaborazione con ASREM e Ufficio Scolastico. È stato presentato ieri dal governatore Donato Toma. Si tratta di uno strumento innovativo, una strategia comunicativa e di prevenzione della salute dedicata ai bambini e adolescenti delle scuole molisane che ha come obiettivo principale quello di mettere insieme tutte le strategie per promuovere comportamenti sani in una fase della vita in cui si acquisiscono e si radicano abitudini che andranno poi a costituire i principali fattori di rischio. Il detto qual è, ve lo ricordate? Meglio prevenire che curare. Questo che significa? Significa che la prevenzione, specialmente se fatta in età infantile, ci fa vivere di più, ci fa vivere meglio, ci fa spendere meno per le cure, ci fa ammalare poco e più tardi. E dove si fa prevenzione in età infantile? In età infantile la prevenzione si fa principalmente in casa, ma principalmente nelle scuole. Il catalogo serve a contrastare i fattori di rischio quali fumo, abuso di alcol, non corretta alimentazione, sovrappeso e obesità, oltre all'inattività fisica, elementi in gran parte legati a comportamenti individuali non salutari e fortemente condizionati dal contesto economico, sociale e ambientale, peraltro in continuo aumento anche nella nostra regione. Un catalogo di progetti formativi all'interno del piano strategico per la salute, quindi che partiranno dal prossimo anno. Com'è nata questa iniziativa? C'è una forte collaborazione con la Regione e con l'ASREM per percorsi di educazione alla salute, nella convinzione e soprattutto nella consapevolezza che appunto l'educazione alla salute sia e debba sempre più diventare un asset importante della formazione dei nostri studenti. Quindi nasce dalla volontà di supportare i nostri ragazzi a 360 gradi. Quando ci si muove in un percorso si fa uno studio approfondito su quelle che sono le buone pratiche che già avviate, però diciamo il progetto vanta una sua originalità molto specifica. Quali e quante saranno le scuole, ecco, protagoniste di questa attività? Tutte le scuole della regione che però si diversificheranno al proprio interno per la scelta dei singoli progetti che vorranno effettuare appunto all'interno del catalogo.